Vittorio ha veduto ad Ispica e fuori le mura della città che prima si chiamava Spaccaforno, lo conosciamo tutti per il suo impegno instancabile nel sociale, con l'Associazione Libera contro le Mafie fondata da Don Luigi Ciotti. L'associazione di Don Luigi Ciotti sta lavorando su rete internazionale. Vittorio ha veduto in questo periodo si trova in Guinea-Bissau, dove sta collaborando con il settore internazionale di Libera e conoscendo la realtà del popolo guinense. Vittorio è accompagnato in questo viaggio da un altro ispicese, Giovanni Maucieri. Piero Giunta lo ha sentito e per noi lo ha intervistato. Ascoltiamo Vittorio Avveduto. Allora Vittorio, quale referente di Libera Sicilia, in questi giorni ferragostani ti trovi in Guinea-Bissau, ospite di un altro ispicese, Giovanni Maucieri. Ecco Vittorio, raccontaci di questo viaggio. Ciao Piero, sono qua con Giovanni che ti saluta. Ciao Piero! Ti arriva questo vocale dalla Guinea-Bissau, da Bissau proprio, dalla capitale. Sto collaborando con lui, con il settore internazionale di Libera e tramite, diciamo, la mediazione di Giovanni stiamo conoscendo e vogliamo conoscere la realtà della Guinea in questo periodo. In questi giorni tentare, ecco, di agganciare delle associazioni, entrare in contatto con le associazioni autoctone, cioè del posto, quelle che non sono ONG, sono associazioni proprio formate da persone della Guinea, da abitanti della Guinea, da cittadini appunto guineensi che possono, diciamo, entrare in contatto e entrare all'interno della rete africana, perché Libera, ti spiego, appunto sta facendo, ha promosso una rete in America Latina, la rete si chiama ALAS, America Latina Alternativa Sociale, c'è una rete europea che si chiama Chance e c'è un'altra rete invece che si chiama Place ed è una rete che si sta realizzando qui in Africa. E io sono, diciamo, stato incaricato di intercettare le associazioni della Guinea-Bissau per mettere in contatto con Libera Internazionale e promuovere possibilmente l'ingresso anche loro all'interno della rete. Questo è il discorso. Poi sono qui anche perché sto facendo un master in cooperazione internazionale e devo fare 450 ore di tirocinio e Giovanni mi ha dato la possibilità di poter fare parte, buona parte del tirocinio qui in Guinea. Magari l'anno prossimo torno e ho resto lo tirocinio, continuo a farlo qua, non lo so, però intanto sono queste due le mission che mi vedono qui in Guinea-Bissau. Ringrazio Vittorio Avveduto e un saluto a Giovanni Maucieri, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.